Benvenuti all'Host in Low Cost Italia, un gioco rivoluzionario alla scoperta di se stessi. Sono Aimee e ti guiderò attraverso la tua avventura. Un'avventura piena di luoghi e storie da scoprire. Grazie mille Marco. Quattro semplici regole. Sbloccare tutte e 20 le regioni d'Italia. Regione Lombardia sbloccata. Tantissime sfide da affrontare e premi da vincere. 10 euro, un depuratore d'acqua. Divieto d'ingresso nei supermercati. E un budget limitato che metterà alla prova le tue capacità. Questo è tutto nelle mie mani. Lost in Low Cost Italia. Il viaggio è solo l'inizio. Nella puntata precedente. Sto cercando un posto per stanotte per dormire. Mancano 5. Sta diventando! No, vabbè. Il principe? L'Inghilterra? Questi sono 80.000 api, raga. L'egoismo che c'è al mondo al giorno d'oggi, cosa ti porta? A niente. Non c'è abbastanza esca. Siamo nella merda. Caricamento interfaccia Eli in corso. Caricamento completato. Budget rimanente. Percorso effettuato finora. Ti trovi in Toscana. Posizione del premio, ora disponibile. Nuovo oggetto sbloccato. Racchette da trekking. Prossima destinazione. Firenze. Con solo 16 euro a disposizione, un passo falso e sarebbe stata la fine. Dovevo stare molto attento. Mancava ancora tanto alla fine del mio viaggio. Ci siamo. Nuova sfida Silver. Per tutta la regione toscana non potrai usare lo zaino. Senza zaino? Esatto. Per tutta la regione? Dovrai scegliere un oggetto da portare con te. Un oggetto. Ok. Sì, scelgo la carta di credito. Scelta effettuata. Puoi prenderla dallo zaino che dovrai consegnare all'operatore. L'abbigliamento potrai cambiarlo in base alle tue esigenze. Si parte, si continua a scendere, sicuramente c'è da chiedere aiuto a qualcuno, speriamo qualcuno si fermi almeno. Va. No, non si ferma. Grazie. Scusa. Riusciresti a darmi un passaggio? Verso Firenze? Io muovo verso Firenze. Perfetto, va benissimo. Piacere. Il nome è Dario. Domenico. Piacere. Come va? Tutto come bene. Male che ti fa? E ora te lo spiego. Domenico mi ha raccontato di essere un meccanico esclusivamente di fuoristrada inglesi. Ma se fai il meccanico? E che prima di portarmi a Firenze aveva un lavoro da finire. Stiamo facendo un viaggio in tutta Italia. Questa è la tua officina? La officina, sì, perché ho... Alla faccia dell'officina? Buono! Ready? Ah, proprio così? Ma te non è che aspettavi per buono del genere? Okay. Ma noi cerchiamo la difficoltà, perché l'essere umano è sempre alla ricerca per vedere i suoi limiti. Lo dici a me? Nuova sfida a sorpresa. Prossima destinazione, Mugello. Raggiungi la destinazione prima del tramonto. Domenico! Io entro il tramonto, dovrei andare al Mugello. Cerchi di darmi un passaggio. Vieni, ti porta anche laggiù, non c'è pure. Va bene, quando ti ringrazio. Se mi dà la mano. Va bene, ti ringrazio. Siamo in due, si fa più veloce. Da fare, ti aiuto. Io mi metto a mettere in mani cotte. I tubuloni, la nastricciata. Non si nasce meccanico, si diventa. Basta avere l'insegnante giusto. Ah.
Questo è per gli ospiti? Allora. All'inglese. Ogni giorno prendi te? Sì, io mi alzo la mattina e prendi te. Io sono madrelingua inglese perché avevo 6 anni in Italia, non ho fatto neanche le scuole. Se te sei in viaggio hai bisogno delle calorie. Quindi vengano, i tuoi clienti vengano abituali a prendere vengono alle 5. Qui alle 5 e più hai te, non quella macchina. Tutti all'inizio hanno aperto l'officina e dice sì, ma sai, fa un'officina, un casino. Io credo in questa cosa e questa cosa a costa della mia vita la porto fino in fondo. La visa è un bivio. Aspetta, te lo faccio vedere qui sulla lavagna. Sì. La visa è fatta di 2 righe. 1 e 2. Si arriva qua e abbiamo una scelta da fare. Quindi se tu vieni di dentro di te, se te è responsabile o giusto o sbagliato, non c'hai da rimproverare nessuno. Per me nella vita vuol dire tanto questo Y, perché le nostre scelte, le risposte sono tutte dentro di noi. Sicché la nostra vita ogni minuto del giorno è sempre ricordarsi questo Y dentro di te. Quello che ti ho detto sulla lavagna, la visa è un Y. La Y. A me non te lo ricordo, lo porti come porta fortuna se tu cammino. Grazie mille. Vai, tranquillo, vai. Vieni, vai, si monta. Un piacere, a me l'avevo conosciuto un personaggio che mette a fare tutti questi chilometri e il suo coraggio. Grazie ancora. Comunque, per auguri per tutto il tuo cammino. Ok, ciao, ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Sei arrivato a destinazione prima del tramonto. Dirigiti verso il cancello. Devo trovare qua dentro. Esatto. Un cancello abbandonato e una catena arrugginita. Bastavano questi due elementi per farmi capire che sarei dovuto tornare indietro. Ma dovevo superare quel cancello e affrontare qualunque cosa ci fosse oltre. Attendi fino a sera per sbloccare la sfida. Sfida Gold sbloccata. Cerca all'interno del convento abbandonato il talismano perduto. L'edificio si sviluppa su 2 piani più un seminterrato. Hai tempo fino a domani mattina per trovare il talismano. Se verrai scoperto, la sfida si concluderà. Buona fortuna! Come prima cosa dovevo trovare un modo per entrare. Trovato! Aspetta. Primo piano. E l'unica luce che mi permetteva di vedere dove stavo andando era quella degli operatori. Secondo piano. Qui è crollata una colonna, è qui per terra. Troviamo il talismano, dai. Mi trovavo in un labirinto pieno di pericoli. E la ricerca del talismano stava diventando sempre più complicata. Guarda il soffitto. Via da qua, via da qua, via da qua. Io faccio un buco d'aria. Non c'è niente. Avevo cercato il talismano al primo e al secondo piano senza successo. Rimaneva solo un posto in cui andare. Seminterrato. E l'unico modo per scendere era quello di calarmi usando l'impalcatura all'esterno. Ok. Occhio al soffitto. No, raga. Odore di fogna, topi, polvere. L'ultimo posto in cui augurerei ad una persona di trovarsi. Oddio.
Qui c'è acqua. Ma vedo qualcosa. Guarda. Tu vedi? Guarda. Cazzo. La ruggine. Attenta anche a quello. Vieni qua. Ok, ce l'ho, è lui. Devo tornare indietro. Talismano ritrovato. Ok, allora fidiamoci. Andiamo. Sfida Gold superata. Posizione del premio, ora disponibile. Qui. Trovato. Premio sbloccato. Bingo. 50 euro. Ho fatto la scelta giusta alla fine. Prossima destinazione, Orbetello. Hai fino a domani pomeriggio per raggiungere la destinazione. Ok. Ci manca solo il cartone. Scusi, salve signora, le vorrei chiedere un favore, posso? Va a dormire nel bosco. Buongiorno Dario. Sicuramente lo zaino mi sarebbe servito. Dopo una notte da dimenticare, l'unica cosa che volevo era fare colazione e una doccia. Ciao, scusa. Allora, non ti spaventare. Oggi ho dormito negli uliveti. Va e stavo cercando un posto che ci dia un caffè e che ci faccia lavare questi panni. Prova di sotto di sopra. Va bene, vai. Buona fortuna. No, grazie, grazie. Ok. Ciao, buongiorno. Come si sta? Si sta girando tutta Italia. E io stanotte ho dormito in quei campi lì fuori. Ok. E loro praticamente sono quelli dove aumentano tutto. Salve. Salve. Io dovrei prendere un caffè. Ah sì, per un caffè non c'è proprio. C'è la colazione, ce l'abbiamo. Oh. Madonna, è spavento. Ti ringrazio. Scusa il disturbo, Andiamo Dario. Mario? Mario?
Ci aspetta qua fuori? No, già. Ho dormito in un posto non troppo... Sì? Se ti chiedessi un favore di lavare questa roba... Se no li posso lavare a mano, eh? Se vuoi, giù c'ho... Mi serve semplicemente, mi dai una specie di accappatoio da mettere mentre sto fermo. C'è? Ah, bellissimo. La figa, questi sono da lavare. Tanto ti prepari il caffè. Grazie mille. Colazione gratis, una doccia e panni puliti. Ci voleva. So che hai fatto la doccetta. Senza zucchero? Amaro. Dalla stazione più vicina. Non c'è problema in accompagnare mia figlia a fare una partita a Firenze. Perfetto. Ora non so se passo vicino alla stazione, ma insomma. Se riesci? Sì, sì. 5 minuti in più. Sì, magari si parte 5 minuti in più. Va benissimo, vai. Va bene. Allora aspettiamo che finiscano di asciugare i panni e. E se magari i panni si asciugano per la strada, perché? È meglio. Se no non ci si fa. Ah, ok. Va bene. Allora, spero che i vestiti siano almeno asciutti un minimo. Quasi asciutti. Ci porta veramente. Vado in accappatoio in autostop. Lungo il tragitto ho chiesto a Mario di fare una piccola deviazione. L'accappatoio te lo do. No, ok. Vai. Grazie mille ancora Mario. Bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Buon anno a te. Ciao. Mio babbo. Spiego un po' di cose. Allora okay. Se non mi prendi. Assolutamente non ti sto riprendendo. Ah, ecco. Non si vede. Ho cercato di spiegare il viaggio che stavo affrontando ai miei genitori. Le esperienze fatte, le persone conosciute. L'avevano presa bene, anche se probabilmente non avevano capito molto. Ma ero così stanco che volevo solo farmi una doccia. Hai 3 ore di tempo per arrivare a destinazione. Sbrigati! Che palle! Mamma, babbo! Babbo! Non si mangia? Mangio al volo qualche cosa e poi vado. Ti riesci a portare? E poi ti lascio lì? Sì. Sì, mi vesto. Non ho avuto neanche il tempo di riposare un attimo che dovevo già partire. Punto di inizio sfida, sbloccato. Non è troppo lontano. Provo ad andare a piedi e vediamo se qualcuno si ferma. Siamo nel posto giusto. Dario, ti presento Donato Giarletta, paracadutista. Nuova sfida silver sbloccata. Lanciati in caduta libera da un'altitudine di 4200 metri. Vieni con me, andiamo a fare una prova sul carrello. I pollicioni qua. Ti faccio pam pam. Apri le braccia così. Così sembra facile. Sto calando sotto. Ah, è normale, vero? La prima volta un po' di ansia c'è. L'idea di lanciarmi nel vuoto da oltre 4000 metri mi stava facendo congelare il sangue. Non ero per niente tranquillo. Quante lanci hai fatto te in vita tua? Tanti. Quanti anni lo fai? 12 anni. 12 anni? Sì. In quanti modi si può scendere quando siamo su? Solo col paracadute. Solo paracadute. Andiamo a volare. Sei carico? Vai, forza! No, Dario! No, per nulla! Dai, andiamo, ci divertiamo!
alzo. Il pilota probabilmente aveva fiutato la mia ansia e ha pensato bene di alleggerirla con una manovra totalmente folle. Temperatura esterna meno 13 gradi. Non si scorda mai. È qualcosa che ti resta indelebile nei ricordi. Forse perché arrivando quasi a toccare il cielo con un dito, l'emozione che provi è un mix tra adrenalina e paura. Ma una volta lanciato tutto si annulla. Stai volando, libero, e nient'altro ha importanza. Silver superata. Ho bisogno di una sdraio. C'è stato un momento in cui ho pensato, ma chi me lo fa fare? Una volta lanciato ho capito che ero nel posto giusto. Ero nel posto giusto. Dario, ti hai superato la sfida. Grazie. Posizione del premio, ora disponibile. Premio sbloccato. Sì. 20 euro. Due sfide 70 euro, meglio di così non si può. Prossima destinazione, confine. Raggiungi la destinazione prima del tramonto. Confine. Dovrei andare a Chiusi. Vorrei sapere se mi può dare un passaggio gentilmente. Va bene? La ringrazio, veramente. Confine. Benvenuto al confine della sesta regione. Sei riuscito ad affrontare una regione senza zaino. Sfida Silver superata. Il premio a sorpresa per questa sfida ti aspetta nella prossima regione. Calcolo spese in corso. Tassa da pagare. 0 euro. Regione Toscana. Sbloccata. Complimenti. Ingresso regione successiva. Umbria. Ne mancano altre 14 per completare il viaggio. Puoi riavere il tuo zaino contenente tutti gli oggetti. Te lo sei guadagnato. Mario,
questo. Prossima destinazione bloccata. Tempo rimanente allo sblocco, 14 ore. Talismano bloccato. Si cerca un posto per dormire. Il viaggio continuava. Alla scoperta di nuovi posti, nuove persone, nuove sfide, nuove emozioni. Alla scoperta di me stesso. Ero sempre io, Dario. Ma qualcosa dentro di me stava cambiando. Perdersi per ritrovarsi. È veramente così. Nella prossima puntata. Quanto viene una stanza? Sono 50 euro. Benvenuto a Prodo. Chi c'è qua dentro? No, non ci vedo. Mi sembra messo il posto. Inizia a fare freddo e mi gocciola qualcosa in testa. Questo è leggero.